non è finita qua, cioè non ci sono solo queste analogie, ma ne prendiamo delle altre analogie. E prendiamo un altro aspetto, la stregoneria e l'infinito. Cioè, il concetto di infinito come concetto di anticristo, il concetto di infinito come modo di esistere, modo di affrontare la vita. Vediamo un attimino cosa ci dice Castaneda nel suo lato attivo dell'infinito. Cos'è lo sciamanesimo? Che cos'è la stregoneria? Dopo avermi scrutato a lungo in silenzio, riprese a parlare. Sono uno sciamano. Appartengo a una dinastia di sciamani che dura da 27 generazioni e sono il Nagual della mia generazione. Mi spiegò che l'individuo predominante all'interno di un gruppo di sciamani veniva chiamato Nagual, un termine generico che nell'ambito di una singola generazione veniva dato a chi aveva una specifica configurazione energetica che lo distingueva dagli altri. Non era una qualifica in qualche modo legata a concetti di superiorità o inferiorità, era legata alla capacità di essere responsabili. Solo il Nagual possiede la capacità energetica di essere responsabile del destino del suo gruppo di veggenti, che è a conoscenza di tale condizione e l'accetta. Il Nagual può essere un uomo o una donna. Nel tempo degli sciamani che fondarono la mia stirpe, i Nagual erano donne. Il loro pragmatismo naturale, dovuto alla loro essenza femminile, condusse la mia stirpe nel baratro della pratica, da cui a malapena riuscì a riemergere. I maschi presero poi il sopravvento e spinsero la mia stirpe nell'abisso dell'imbecillità, da cui sta riaffiorando solo adesso con grande fatica. Sin dai tempi del Nagual Lulian, che visse circa 200 anni fa, si è verificato uno sforzo congiunto, un'opera comune. Il Nagual uomo porta la sobrietà, il Nagual donna porta l'innovazione. A questo punto avrei voluto chiedergli se con lui agiva una donna Nagual, ma ero così concentrato che non riuscii nemmeno a formulare la domanda. Fu egli stesso a porsela al mio posto. Vuoi sapere se c'è una donna Nagual nella mia vita? No, non c'è. Sono uno sciamano solitario, anche se ho il mio gruppo di veggenti che in questo momento non sono però disponibili. Con una forza incontenibile nella mia mente apparve un pensiero preciso. All'improvviso ricordai che a Yuma mi avevano raccontato che Don Juan era solito andarsene in giro con un branco di messicani dediti alla stregoneria. Essere uno sciamano non significa essere un abile stregone, e nemmeno lavorare per incantare la gente o essere posseduti dai demoni. Vuol dire invece raggiungere un livello di consapevolezza che rende possibile cose ritenute invece inconcepibili. Il termine stregoneria non basta a esprimere quello che fanno gli sciamani, così come la parola sciamanesimo spiega ben poco. Le azioni degli sciamani avvengono esclusivamente nel regno dell'astratto, dell'impersonale, e si lottano per raggiungere un obiettivo che non ha nulla a che spartire con le vicende degli uomini normali. Non è proprio vero. L'aspirazione che li anima è quella di raggiungere l'infinito e di essere consapevoli. È proprio facendo questo che agiscono sull'azione degli uomini. Aggiunse poi che gli sciamani avevano il compito di affrontare l'infinito, nel quale si avventuravano ogni giorno, così come i pescatori si avventuravano in mare. Era un lavoro così opprimente e difficile che gli sciamani dovevano dichiarare il loro nome prima di affrontarlo. Vi ricordate quando io vi ho letto nel Crogiolo Stregone che davanti al mondo, davanti alle coscienze degli dei, si dice io sono, io esisto, io sono un Dio. Bene, questa è l'azione di stregoneria per affrontare l'infinito. In questo caso Don Juan diceva che era un lavoro così opprimente e difficile per gli sciamani che dovevano dichiarare il loro nome prima di affrontarlo. In realtà dovevano rivendicare se stessi. Mi ricordo che a Nogales aveva pronunciato il suo nome prima che tra noi potesse avvenire qualunque interazione. In questo modo aveva manifestato la sua individualità davanti all'infinito. E questo è importante per ogni apprendista stregone, ma anche per ogni uomo che affronta la vita. Io sono, io esisto, io combatto.
Cioè io faccio questo. Voi non avrete mai sentito da me quello che io vi dico viene fuori da qualcos'altro. O Tizio ha detto, o Caio ha detto. Tutto quello che io ho letto in questa radio, tutti gli scritti erano tutti miei scritti. Era mia la responsabilità di affrontare la vita. E leggiamo dal libro dell'Anticristo. All'Anticristo non si addicano né gran casse né miracoli. La coscienza dell'Anticristo è la coscienza risultante di tutte le coscienze che lo compongono. Il volere dell'Anticristo è il volere risultante di tutti i voleri che lo compongono. La volontà dell'Anticristo è la volontà risultante di tutte le volontà degli esseri che lo compongono. La coscienza dell'Anticristo è potere personale, la risultante del potere personale di tutti gli esseri che lo compongono. Ogni essere che contribuisce a formare l'entità anticristo è l'anticristo. L'anticristo è ogni essere che lo compone. Quando la distruzione del pianeta diventa troppo veloce, ecco i cristiani trasformarsi in difensori del pianeta, colpevolizzando massaie, operai, contadini e tutti gli strati sociali più deboli, accusandoli di volerlo distruggere. Si guarderanno bene dal cambiare le condizioni di vita. Come potrebbero continuare a mantenere il controllo delle persone? Scopo dei deisti è quello di rallentare, bloccare e distruggere i flussi di energia vitale per trasformarli in energia vitale stagnata, ad uso e consumo dei loro dei. Scopo principale dei cristiani è quello di trasformare gli esseri umani in bestiame. Ammazzatele queste bestie, dicono, ma lentamente, non come gesto o per uno scopo, ma per l'interesse dei loro dei. Per i cristiani e per i deisti l'essere umano deve morire lentamente, molto lentamente. L'essere umano non deve chiavare. Chiavare, uso il termine chiavare, non fare l'amore, vorrei sottolinearlo un paio di volte, perché questo rigenererebbe la sua energia vitale, lo rivitalizzerebbe dandogli un nuovo movimento. Deve però fare figli, altre bestie per i loro dei, e saranno attenti a bloccare l'energia vitale da quei fanciulli. I giovani possiedono energia nuova, sanno saltare, non hanno paura di volare, sono pericolosi, molto pericolosi per i loro dei. Meglio se i giovani, con la loro esistenza, aiutano gli adoratori di dei ad ammazzare di fatica i loro genitori. Partorirai e vivrai nel dolore. Il piacere per i cristiani non deve esistere fra le bestie del loro allevamento. La gioia e il divenire per gli adoratori di dei è orrore. Essi devono creare la miseria per allargire la loro carità, la loro pietà, la loro morale, trasformare la società degli uomini in un campo di sterminio stile nazista. Ma i cristiani e gli adoratori di dei in generale sono molto più bravi dei nazisti, e si vogliono che il loro campo di annientamento e sterminio abbia dimensioni planetarie. Avvelenarono l'acqua rendendola letale, avvelenarono l'acqua imputridendola, avvelenarono la terra cospargendola di veleni, sterminarono ogni forma vivente perché ad essi dava fastidio. Ricordiamo la feroce e gratuita caccia al lupo nell'intera Europa. Fecero marcire i corpi degli esseri umani imbottendoli di farmaci. Strapparono agli esseri umani i loro flussi di energia vitale per trasformarla e darla in pasto ai loro dei. Dettero ai vecchi il diritto di dire che cosa fare dei giovani, che cosa i giovani potevano o non potevano fare, e costruirono galere affinché questi obbedissero. Si spartirono il pianeta al fine di recintarlo e disegnare su un pezzo di carta le parti che ad ognuno rappresentante del Dio in terra aspettava, affinché i bifolchi non avessero nessun luogo dove andare, se non per servire un altro padrone, un altro Dio. Eppure anch'essi venivano sterminati dal cancro, dai collassi, dagli infarti, dagli ictus cerebrali e dai 100 morbi, della cui provenienza non si curavano. Loro, piccoli dei, si descrivevano immortali. E poi era sempre troppo tardi per poter reagire. Guardando costoro, il primo istinto è quello di sparargli addosso. Quale orrore! Questo loro vorrebbero, perché le loro azioni altro non sono che un canto di autoannientamento, ed essi ha bisogno di individui che... di individuare chi sa legare, leggere tali canti e poterlo distruggere, facendolo diventare uguale ad essi. Usare la violenza contro di loro è un errore di infantilismo o di disperazione. Essi sono la violenza. Il loro potere si basa su un uso soggettivo di galere, poliziotti e magistrati. Se fosse un altro modo per fermarli, impedire loro di macellare gli esseri, ogni essere, impedire loro di trasformare gli esseri umani in bestiame sacrificale per loro Dio. Loro senza violenza sono deboli, come la loro energia vitale, non hanno ideali, non possiedono morale che non sia quella coercitiva, non hanno dignità nelle loro scelte, non concepiscono il piacere e il desiderio della vita, sanno solo ricattare e terrorizzare con le galere, la tortura e la morte.
quando se deboli ci si sottrae. Sottrarsi sempre ad ogni sfida non voluta né imposta. Ogni essere che percorre la via dello sviluppo della coscienza di sé, in ogni momento è solo contro tutti, ideisti insieme. Chi sviluppa la coscienza di sé diventa un anello fondamentale della specie cui appartiene e non può permettere che gli altri si appropriino del suo spazio vitale senza mettere in atto contromisure. Costruire, ricostruire foreste ed equilibri della natura è fondamentale per la specie umana. Un cacciatore di coscienza di sé si inserisce col proprio fare nella natura, diventandone tutt'uno perché egli sa che la natura è in realtà la natura, la coscienza natura. Difenderà gli equilibri più bassi raggiunti da questa per permettere di risollevarsi. Ogni essere umano è inserito in un sistema sociale ed è il comando di quel sistema sociale ad avvelenare il tutto colpevolizzando il singolo. Le acque sono avvelenate perché il comando sociale ha autorizzato o ha finto di non vedere i complessi industriali mentre distruggono le acque fingendo soltanto di perseguirli. Togliere l'obolo alla vedova è da criminali. Togliere l'obolo agli industriali è ridicolo. Gli organi preposti al giudizio non vedono, gli organi preposti al controllo non parlano, mentre i giuristi interpretano annegando i fatti nelle parole. La gente impotente muore lentamente, con buona parte del comando sociale e degli adoratori di dei. Magari si apprestavano a far ricadere la colpa sulle spalle di una massaia che ha osato fare un boccato di troppo, proteggere l'ambiente senza colpire né caricare di lavori più deboli della piramide sociale, senza dire a chi non può controbattere cosa fare, farlo e basta. E questo è il fare della stregoneria. Non ha poco da dire, io combatto nell'astratto, e non mi curo del fare degli uomini, proprio perché combatti nell'astratto, proprio perché modifichi le linee di tensione che attraversano gli esseri umani e gli esseri della natura, in realtà agisci sugli uomini e stai costruendo il terreno di libertà. E Don Juan ha sempre avuto paura di dire questo, cioè, si è sempre nascosto dietro questo. Ricordo un passo di un altro libro dove Don Juan dice: pensa fa che scemo che sono io. Io ho un grandissimo amore per l'umanità, un amore sviscerale, e per l'umanità non ho mai fatto niente. Il mio maestro invece, Julian, se non mi ricordo il nome, lui non gliene fotteva niente l'umanità, non gliene fregava assolutamente niente, eppure si levava la camicia per le persone, lui restava anche nudo pur di dare quello che aveva agli altri, lui dava tutto agli altri. Pensa un po', lui non gliene fregava niente del prossimo, gli dava tutto. Io invece che amo l'umanità non faccio niente. No, non è vero, è esattamente il contrario. Proprio perché non gliene fregava niente del prossimo, dava le cose. Don Juan invece ha dato la vita, cioè nel senso che ha costruito proprio la manipolazione dell'astratto affinché altri possano continuare. Ma andiamo ancora avanti. Andiamo ancora avanti perché parlare dell'infinito significa parlare dell'anticristo, significa parlare delle linee di tensione che ci circondano, significa parlare del circostante come essere vivente. Ma per riuscire ad arrivare a questo, dobbiamo considerare la morte come autoconsapevolezza per costruire il quotidiano. Se non si è consapevoli che in ogni istante si può morire, non c'è la consapevolezza, non c'è la forza per costruire il quotidiano. Vi ricordo che io devo andare avanti solo fino alle 16:30, ma quello che non riesco a fare fino alle 16:30 io continuerò a farlo alle ore 19, perché la trasmissione delle ore 19 sarà una continuità delle ore 16:30. Allora vediamo cosa ci dice sulla consapevolezza della morte nel suo lato, il lato attivo dell'infinito, Castaneda. Proviamo a vedere cosa ci dice a pagina 141. Tu vuoi qualcosa di specifico, ma non saprei cosa risponderti. Il grosso difetto a cui mi riferisco è qualche cosa che dovresti tenere a mente in ogni secondo della tua esistenza. Ritengo sia la questione fondamentale e te la ripeterò fino a quando non ti uscirà dalle orecchie, disse. Dopo aversi pensato a lungo mi arresi. Noi siamo esseri destinati a morire, dichiarò. Non siamo immortali, ma ci comportiamo come se lo fossimo. Questo è l'errore che ci condanna a livello individuale e un giorno ci condannerà anche come specie. Secondo Don Juan, gli sciamani, al contrario dell'uomo normale, hanno il vantaggio di sapere che sono destinati a morire e non si permettono di deviare da tale conoscenza.
Per dedurre e mantenere tale verità come una certezza totale è necessario uno sforzo enorme. Per quale motivo ci risulta sia così difficile ammettere qualcosa di profondamente vero? Gli chiesi. E questa è la cosa fondamentale. Cioè, noi dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo per morire, proprio per diventare eterni. Perché se io ho la consapevolezza che in qualsiasi momento il mio corpo fisico cessa di esistere, ho la consapevolezza che ogni istante devo sfruttarlo per costruire il mio corpo luminoso. Questo è l'essenza stessa. Ma se io sono demandato da un Dio pazzo, da un Dio padrone, che mi dice io ti ho creato, io tanto dopo ti do l'inferno, ti do il paradiso, ti do il premio, ti do il nirvana, ti do la reincarnazione, ti do questo, ti do quello, non c'è la consapevolezza di morire, cioè non c'è la consapevolezza dell'autoannientamento. E questo è l'errore veramente, veramente grande che fanno le persone. Cioè, il fatto di avere coscienza... Il fatto di avere coscienza della morte è fondamentale per costruire la vita nel quotidiano. Non c'è tempo abbastanza per costruire la vita. E vediamo cosa ci dice ancora a pagina 134. Gli uomini sono esseri destinati a morire, mi spiegò. Gli sciamani ritengono che l'unico modo per avere una certezza, una certa presa sul nostro mondo e su ciò che noi facciamo, sia la nostra piena accettazione del fatto che ci avviamo verso la morte. Senza questo gesto fondamentale, la nostra esistenza, ciò che facciamo e l'universo in cui viviamo diventano questioni ingovernabili. Ma è così importante questa semplice accettazione? Gli chiesi quasi protestando. Può scommetterci, mi rispose lui sorridendo. Non è l'accettazione in sé a fare il trucco. Dobbiamo infatti comprendere questa accettazione e viverla fino in fondo. Secondo gli sciamani di tutte le epoche, non c'è nulla in grado di farci rinsavire quanto la visione della nostra morte. Ciò che è sbagliato in noi esseri umani, e lo è sempre stato fin dalla notte dei tempi, è il fatto che addirittura senza prendersi la briga di dichiararlo con molte parole, siamo convinti di essere entrati nel regno dell'immortalità. Ci comportiamo infatti come se non dovessimo mai morire, e questo è da parte nostra un gesto di arroganza infantile. E ancora più dannoso è il senso di immortalità che ne deriva. È più caldo qua, no? Miseria. Che ne deriva? L'idea, cioè, di poter inghiottire nella mente questo universo che non è concepibile. Cioè, in pratica, veniamo educati fin da bambini a pensare che tanto non si muore. Non è che non ci dicono che non moriamo, non è che noi non vediamo le persone morire, non è che noi non vediamo razionalmente, non vediamo questo, ma vediamo educati dal punto di vista magico, dal punto di vista inconsapevole, che noi siamo degli esseri eterni, ci ha fatti Dio, abbiamo il nirvana, abbiamo tante cazzate con cui mascherare il fatto che noi alla morte non avremo più niente. Ebbene, la consapevolezza che la morte non resta più niente è l'unica forza che ci permette di dire sfrutto ogni momento per costruirmi. In ogni momento io devo crescere, in ogni momento, in ogni istante. E questo è una cosa che io voglio sottolineare. Perché se noi perdiamo di vista gli attimi che abbiamo a disposizione, perdiamo di vista le possibilità che abbiamo di costruirci. E questo in tutto quello che abbiamo fatto. Vi ricordo che oggi è la 111esima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Praticamente stiamo per entrare nel quarto anno in cui trasmettiamo, anche se non sono 4 anni, sono 2 anni pieni e 2 mesi. Io vi ho sempre detto questo concetto: trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso e sfruttare ogni istante ed ogni momento della propria esistenza. Ma andiamo avanti su un altro argomento, cercherò di andare avanti un po' più veloce per quanto mi è possibile. Quando è che una cosa è conoscenza e quando invece sono semplici informazioni culturali? Cioè, cos'è che divide l'informazione dalla conoscenza? Ebbene, proviamo un attimino a leggerci a pagina 133 parte di un episodio di Castaneda. Cominciai a seguire i suoi corsi, sta parlando di un professore universitario, 2 anni dopo aver iniziato il lavoro con Don Juan. Essendo molto abitudinario, mi risultava facile riferire al vecchio sciamano tutto ciò che accadeva nel mio mondo quotidiano e alla prima occasione gli raccontai anche ciò che stavo facendo col professore Lorca, glorificandolo e dichiarando che era il mio modello. Don Juan
sembrò colpito da tanta ammirazione, ma mi diede uno strano avvertimento. Non ammirare le persone da lontano, mi suggerì. Questo è il modo più sicuro per creare esseri mitologici. Cerca invece di avvicinare il tuo insegnante, parlagli e vedi che uomo è. Mettilo alla prova. Se si comporta così perché è convinto di essere destinato a morire, qualunque cosa faccia, per quanto assurda, deve essere premeditata e definitiva. Se invece quello che dice sono solo parole, quest'uomo non vale un accidente. E questo è importantissimo. Cioè, l'informazione è diversa dalla conoscenza quando l'informazione ha la capacità di modificare l'individuo. Quando l'informazione che io vi do, in realtà, contengono la mia trasformazione. Cioè, se io vi do delle semplici informazioni prese da un libro, vi do delle informazioni che voi in qualunque modo potete utilizzare. Ma quando le informazioni che vi do le tiro fuori da me, le tiro fuori dalla mia storia, dal mio modo di essere, dal mio modo di vivere, dalle mie trasformazioni, allora non vi do delle informazioni, vi do una conoscenza, che poi per voi diventa informazione, perché non sapete prendere per trasformare voi stessi, oppure delle informazioni che io vi do per voi diventano conoscenza, perché trasformano voi stessi, beh, questo è un altro discorso, questo fa parte della relazione. Però cercate sempre di conoscere le persone. Se non pensate mai che esistono delle persone nel cielo, delle persone troppo distanti, delle persone troppo grandi, cioè, non esiste una persona a cui non si può andare alla porta, bussare o buttargli giù la porta, cioè, questa non esiste, non esiste una persona da mettersi in ginocchio, una persona da riverire. Non esistono assolutamente. Bussate a tutte le porte, cercate di conoscere tutto quello che vi interessa. Questa è l'arte della stregoneria e troverete le cose che non sono mai troppo grandi e mai troppo piccole. Troverete sempre qualcosa che vi interessa. Per cui non ammirate mai nulla per sentito dire. Io ricordo una vecchia poesia di Mao Zedong che concludeva più o meno così: se cerchi uomini di genio, non guardare nel passato o distante, ma guarda nel mondo che ti sta attorno, guarda le persone che ci stanno vicino. Questo è importante. E detto questo, passiamo ancora a un'altra cosa, eh? Il tempo marcia e anche noi stiamo un pochino perdendo qualche colpo. Stiamo perdendo qualche colpo, sì, è vero. Va bene, ma resisteremo finché non crolleremo, diceva quello. Va bene. Allora, passiamo invece a un altro aspetto. Parliamo dell'io psichistico o l'altra mente o la percezione. E anche qui facciamo un parallelismo sempre fra Castaneda e il libro dell'Anticristo. Vi ho già detto che mi incensavo a me. Cioè, io omaggio Castaneda, ma in realtà non omaggio Castaneda, omaggio me. Questo deve essere chiaro, che qualcuno venga a dire il contrario. Allora, vediamo pagina 191 cosa ci racconta Castaneda. Una notte, mentre sedevo alla scrivania preparandomi alla quotidiana fatica dello scrivere, ebbi un leggero mancamento. Pensai di essermi alzato troppo in fretta dal materassino su cui avevo fatto ginnastica. Mi si annebbiò la vista e dei puntini gialli cominciarono ad alzarmi davanti agli occhi. Se volete organizzare la vista per guardare l'infinito, i puntini gialli è un primo momento di passaggio. È semplicissimo. Guardate il cielo e aspettate che vi appaiano i puntini gialli. Cioè, è un effetto fisiologico, però è il primo passo per modificare la vista. Pensai di essere sul punto di svenire. La situazione peggiorò rapidamente. Davanti a me si andava dilatando un'enorme macchia rossa. Cominciai a ispirare e a espirare profondamente nel tentativo di calmare l'agitazione, che evidentemente era la causa di quei bizzarri fenomeni. Divenni straordinariamente silenzioso, al punto da accorgermi di essere circondato da un'oscurità impenetrabile. Mi attraversò la mente il pensiero di essere già svenuto, ma riuscivo a vedere la sedia, la scrivania e, a dispetto del buio fitto, percepivo con chiarezza le cose che mi circondavano. Dun Huan aveva detto che, secondo gli sciamani della sua stirpe, uno dei risultati più ambiti del silenzio interiore era una particolare interazione di energia, sempre preannunciata da un'intensa emozione. A suo parere, i miei ricordi erano lo strumento destinato a causarmi tale emozione e consentirmi quindi di sperimentare l'interazione. Essa si manifestava sotto forma di colori proiettati su qualunque orizzonte nel mondo quotidiano.
che fosse una montagna, il cielo, una parete o semplicemente il palmo delle mani. Un fenomeno iniziava con la comparsa di una tenue pennellata di color lavanda. Gradatamente la pennellata cominciava a espandersi fino a coprire tutto l'orizzonte visibile, come l'avvicinarsi di un banco di nubi foriere di tempesta. Mi parlò anche dell'apparizione di un punto di un colore diverso, un insolito rosso melagrana che sembrava esplodere dalle nuvole color lavanda. Disse che a mano che gli sciamani si fanno più disciplinati ed esperti, il punto color melagrana si espande ed esplode nei pensieri e nelle visioni, oppure, se lo stregone è un uomo istruito, nelle parole scritte. Gli sciamani hanno quindi visioni generate dall'energia, odono pensieri espressi in parole e leggono parole scritte. Quella notte, seduto davanti alla mia scrivania, non vidi pennellate color lavanda né nubi. Ero certo di possedere la disciplina necessaria per una simile interazione di energia, ma davanti a me c'era innegabilmente un enorme punto color melagrana, senza alcun preliminare. Il punto esplose in parole dissociate, sembravano vergate su un foglio che usciva dal rullo di una macchina per scrivere. Le parole si succedevano a un'indescrivibile velocità, al punto che era impossibile decifrarle. Poi udii una voce che mi descriveva qualcosa, ma troppo rapidamente per poterne cavare un senso compiuto. Come se non bastasse, cominciarono le visioni opprimenti, come quelle che ci tormentano dopo un pasto troppo abbondante. Erano barocche, tetre, minacciose. Cominciai a roteare e continuai finché la nausea non mi sopraffece. Poi tutto finì. Non c'era muscolo nel mio corpo che non fosse indolenzito ed ero esausto. Quella violenta interferenza mi aveva innervosito e frustrato. Mi precipitai a casa di Don Juan per raccontargli tutto. Sentivo di avere più che mai bisogno del suo aiuto. Non c'era nulla di soave negli sciamani, e quello sciamanesimo, non c'è nulla di soave negli sciamani e nello sciamanesimo, fu il suo commento dopo che ebbe ascoltato la mia storia. Questa è stata la prima volta che l'infinito è sceso su di te in questa forma. È stata una sorta di incursione, una totale sopraffazione delle tue facoltà. Quanto alla velocità delle visioni, dovrai imparare a regolarla. Per alcuni... È arrivato Mario e fra poco chiudiamo la trasmissione. Per alcuni sciamani è il lavoro di tutta una vita. Ma d'ora in poi l'energia ti apparirà come proiettata su uno schermo cinematografico. Quanto a capire la proiezione, continuò, questa è un'altra faccenda. Per poterne dare un'interpretazione accurata ti serve l'esperienza. Il mio consiglio è di non farti condizionare dalla timidezza e di metterti subito all'opera. Leggi l'energia sulla parete, sta emergendo da una mente autentica e non ha nulla a che fare con la mente che è un'installazione estranea. Lascia che sia la tua vera mente a regolare la velocità, resta in silenzio e non aver paura qualunque cosa succeda. E questa è la descrizione di un effetto che ha subito Castaneda. Io adesso comincerò a leggervi solo qualche passo dall'Attenzione, il libro dell'Anticristo, perché è arrivato Mario e fra poco lascio i microfoni a Mario, fra qualche minuto. Vi ricordo però che la trasmissione la riprendo alle ore 19 e vado avanti col discorso alle ore 19. Dal libro dell'Anticristo vi leggo solo qualche passo. L'attenzione dell'essere umano può essere scomposta. Ci sono 5 attenzioni relative ai 5 sensi e queste 5 attenzioni si possono esercitare sia nei confronti del mondo circostante sia all'interno di noi stessi. Ogni individuo ha un'attenzione risultante, l'attenzione propria della sua coscienza di sé, essenza numenica di ciò che gli è. L'attenzione risultante altro non è che la risultante del rapporto dialettico fra le 5 attenzioni e l'articolazione interna datagli dal soggetto. L'attenzione risultante può essere più o meno forte a seconda di quanto forti ed esercitate siano le 5 attenzioni e le relazioni interconnesse fra le stesse. L'attenzione di un senso può bloccare o inibire l'attenzione in un altro senso. Esempio, la vista disgustosa di un cibo gustoso può inibire la capacità percettiva del gusto agendo a priori sul gusto stesso. Allora, fermo qua tutto quanto adesso perché ormai il tempo è finito e continuerò col discorso dell'attenzione alle ore 19 e continuerò a parlarvi della barriera del GH, l'oscuro mare della consapevolezza o l'aquila, e vi parlerò della chiave d'oro di Castaneda e del paganesimo politeista.
la chiave d'oro con cui Castaneda chiude la stirpe di Don Juan, mette fine al lavoro fatto da tutta la stirpe di Don Juan, non è altro che il nostro lavoro per la ricostruzione del paganesimo politeista. Alle ore 19 riprenderò il discorso e lo porterò a termine. Tanto vi ringrazio per avermi ascoltato. Ciao Mario, io sono Claudio Simeoni, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Ritorno alle ore 19 per continuare la trasmissione. Vi do il mio indirizzo, sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, e vi do appuntamento per le ore 19 per continuare lo stesso discorso che abbiamo continuato oggi e per chiudere con questa esaltazione che ufficialmente per Castaneda in realtà è solo un'esaltazione del libro dell'Anticristo, del lavoro mio. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci alle ore 19. Grazie a tutti.